È sempre di più tra le mete preferite di turisti stranieri, non solo per trascorrere le vacanze, ma anche per acquistare casa. Si tratta del comune di Arpino, nel Frosinate. Massimo Tinagli. Sarà per la maestosità della torre medievale, per il vecchio campanile o per la luce che al tramonto colora le facciate dei palazzi d'epoca, delle chiese e dei vicoli del centro storico. Sta di fatto che il fascino di Arpino attrae turisti da tutto il mondo. Ci troviamo in provincia di Frosinone, la piccola città che diede il Natale a Cicerone, adagiata sulle colline a 400 metri di altezza, da qualche anno è entrata nel cuore degli stranieri che, considerando la meta ideale per trascorrere vacanze o lunghi weekend, acquistano appartamenti anche da ristrutturare. Confermarlo è uno dei portali leader nel settore immobiliare, specializzato proprio nella vendita di case del nostro territorio all'estero. Sono tanti gli investitori stranieri che riescono a comprare, anche a prezzi ragionevoli, una casa del centro storico, magari con vista panoramica. Una presenza turistica, affermano le persone del posto, che rappresenta un valore aggiunto per tutta l'economia della zona. Il paese è molto bello, lo diciamo noi che ci abitiamo, ma lo dicono soprattutto coloro che lo vedono per la prima volta e ci tornano dall'Inghilterra, dell'Irlanda, dell'Australia e anche degli Stati Uniti, hanno acquistato appartamenti ad Arpino e ci vivono stabilmente o abbastanza stabilmente. Ci sono molti palazzi di pregio antichi che vengono acquistati da stranieri per poterli ristrutturare e quindi dare al paese la possibilità in più economica di bellezza. Ma non solo cultura e bellezze naturali caratterizzano Arpino. Chi scopre questo luogo ne salta anche la tradizione enogastronomica. Abbiamo degli esempi di quella che è la cucina popolare, con lasagne e fagioli, piatto tipico, e gli gnocchi di patate, per esempio, per la cucina cosiddetta patrizia. In particolare i torroncini di pasta reali, pasta di mandorle, che vengono dal regno borbonico di cui facciamo parte e rielaborati ad Arpino nel 1700.